Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo in un bosco di latifoglie e in autunno avanzato compare abbondante una specie non conosciuta ma commestibile. Si tratta di Liophyllum daonense. Si tratta di una specie di dimensioni medie, può raggiungere i 5, 6, 7 cm di diametro del cappello, con una superficie liscia, bruno ocracea, talvolta tendente al giallastro. Con la disidratazione, cioè con il tempo asciutto, questa colorazione tende al bianco. Le lamelle sono piuttosto fitte, di un colore ocra giallino pallido. Il gambo è cilindrico, leggermente fibroso, un po' attenuato verso il basso, con la base che tende a essere un po' ricoperta da una peluria di micelio e di colorazione più bruna. La carne di questo fungo è una carne biancastra, presenta un sapore dolciastro e un leggerissimo odore fungino. Se tagliata o offesa, tende con il tempo, ma molto lentamente, a diventare un po' bruniccia. Questa reazione però richiede diversi minuti. La comparsa di questa specie, che come abbiamo detto è piuttosto tardiva, diviene in alcuni boschi molto abbondante, producendo delle fruttificazioni di numerosissimi esemplari che tappezzano la lettiera. Si tratta, come detto, di una specie commestibile, anche se poco nota, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.